Perché lo fai? Disperata ragazza mia! Perché... Scusate ragazzi, ma ieri sera mi hanno fatto sentire Marco Mazzini in una roba in, vicino a un camioncino dove preparavano panini. C'era questa musica meravigliosa di Marco Mazzini, quindi mi è rimasta impressa. Buongiorno ragazzi, non è per iniziare la giornata in modo triste, però non è mai un caso quello che esce durante le letture mai 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 quindi ci sarà un motivo lo vedremo lo scopriremo adesso lo scopriremo sono già cadute due carte quindi prendiamo le prime due carte che ci parlano delle opsecco ecco, eh, ecco. E le energie generali perché lo fai non rispondermi se non vuoi perché queste carte ragazzi? Perché? Che, che giornata è questa? Oddio mio! Oh, oh, dobbiamo un po' rivedere i nostri piani, dobbiamo un po' rivedere i nostri progetti. Perché avevamo un'idea, ma questa idea a quanto pare non, non va bene così com'è, la dobbiamo rivedere, cambiare, riprogrammare in modo più corretto e più equilibrato. Dunque, allora... Uh, questa è prima parte della stesa, voi sapete che può riguardare qualunque ambito della vita. Nella seconda parte parleremo di amore, ma iniziamo appunto con le cose generali che ciascuno di voi rivedrà in qualsiasi cosa: amore, casa, famiglia, lavoro, progetti, amicizie, eccetera, eccetera. Un'idea fallisce, un'idea fallisce. E, um, ci sembrava bella, ci sembrava buona, anzi, no, in realtà l'avevamo già sospettato che c'era qualcosa che non andava. Però noi l'abbiamo voluta portare avanti per buona e adesso ci stiamo rendendo conto che invece non era poi così buona. No, perché appunto c'è qualcosa che fallisce miseramente. E se vogliamo davvero raggiungere il nostro obiettivo, dobbiamo rivedere un po tutto il piano, tutto il programma. Stiamo incontrando degli ostacoli, e non sono, onestamente, non sono degli ostacoli superabili facilmente, sono degli ostacoli che l'unico modo che abbiamo per superarli è cambiare strada. E se stiamo camminando su una strada in mezzo alla giungla e troviamo un albero caduto proprio sulla strada, non possiamo spostare l'albero perché non abbiamo la forza, dobbiamo cambiare strada, girarci intorno. Questo è un po' quello che sta accadendo. Cambiamo percorso, ri ri come si dice? riprogrammiamo il GPS. Questo è un set di bastoni che non lascia scampo e con il 10 di spade determina davvero la fine di un qualcosa. Cioè, qui sono barriere e ostacoli che ci impediscono proprio di continuare. La carta della giustizia, tra l'altro, ci dice che ragazzi, forse ce la siamo anche un po' andata a cercare. Ce la siamo un po' andata a cercare perché lo sapevamo, lo sapevamo c'era qualcosa, c'erano dei segnali. Non li abbiamo ascoltati, eh, avevamo il sentore, avevamo delle intuizioni. E ah, tra l'altro, qualcuno di voi ha anche fatto delle cose che sapeva che non andavano fatte, perlomeno non in quel modo. Quindi, proprio ce la siamo andata a cercare e adesso stiamo semplicemente pagando le conseguenze delle nostre scelte sbagliate, delle nostre azioni scellerate quindi che cosa volete, che cosa vogliamo, che cosa voglio io, non so quando uscirà questa stesa, non so cosa mi capiterà e non so a cosa si rivolgerà, però è evidente che dovrò cambiare programma, che dovrò rivedere un po' tutto, perché in effetti la carta della giustizia, che è quella carta che rimette le cose al suo posto, mi sta dicendo chiaramente che io stavo uscendo fuori dal, dal, cioè dal mio piano animico, dal mio percorso di vita e... Sì, l'ho fatta fuori dal vasino, l'abbiamo tutti fatta un po' fuori dal vasino, e quindi l'universo deve rimettere le cose al loro posto, non può fare in modo che noi facciamo troppo di testa nostra, non si può uscire troppo da certi schemi. Ci sono delle leggi, ragazzi: viviamo in un universo che ha delle leggi, così come esiste la legge di gravità, e quindi quello che sale prima o poi deve scendere, le, esistono anche altre leggi, e noi abbiamo evidentemente. Um, fatto qualcosa contro queste leggi che adesso ci sta tornando indietro, in realtà, considerate non come un male quello che sta accadendo, ma anzi come un grande bene. Perché, se non esistesse questo riaggiustamento dell'universo, se non esistessero questi meccanismi di omeostasi universale e di riaggiustamento automatico, faremo dei danni enormi, ma enormi. E probabilmente ci accorgeremo dei nostri errori solo alla fine del percorso, quando ormai per tornare indietro ciao, ne è troppo tardi. Invece, in questo modo la strada ci viene sbarrata, capiamo che non era quella la strada giusta e abbiamo tutto il tempo ancora per tornare indietro e cambiare e fare le cose diversamente. Quindi, in realtà, non c'è nulla di negativo a parte Marco Masini, forse all'inizio, che comunque io adoravo, quindi ecco, ve lo devo dire, mi confesso, io adoravo Marco Masini quando ero adolescente e dunque una parte di me lo ama tutt'oggi. Ehm. E quindi ecco insomma, sì, la giustizia. Per fortuna arriva la giustizia, ci rimette in riga, ci rimette tutti in riga, soldati in riga, sull'attenti. Non si fa questa cosa, non si fa. Don Abbondio direbbe questo matrimonio non sa da fare. Adesso però andiamo a vedere invece, sacro maschile, sacro femminile, che cosa hanno da raccontarci. Quindi speriamo che lì le cose vadano un po' meglio nell'ambito delle relazioni. Io ve lo ripeto, sacro maschile, sacro femminile non vuol dire uomo, non vuol dire donna, sono solo energie che stiamo canalizzando e, indipendentemente dal sesso e indipendentemente dalla sessualità. Quindi, ecco, vediamo un po', prendiamo le carte, ovviamente ragazzi vi ricordo che se volete una sessione privata con me, ho un pacchetto che comprenda oltre alla lettura di tarocchi anche... Una sessione di life coaching o di analisi karmica delle vostre vite precedenti. E potete prenotare dal sito o potete prenotare tramite email o Whatsapp. Le uniche cose che non potete prenotare dal sito sono pulizia energetica e uh, lettura di tarocchi da 50 euro in video. Ma per il resto trovate tutto lì. Quindi 1 2 3 1 2 3 e no, vedete, le energie di riaggiustamento e riassestamento continuano anche fra il maschile e il femminile, quindi in realtà è proprio una questione generale che stiamo vivendo. È un, tutto un trambusto da tutte le parti che ci vuole riportare nella strada giusta, quindi meno male che arrivano questi momenti perché ci rimettono in riga e ci indicano un percorso nuovo o perlomeno ci indicano dove non dobbiamo andare qua c'è un maschile un po' confuso perché? perché nel momento in cui gli, viene, gli si viene sbarrata una strada nel momento in cui qualcosa si conclude e si chiude questo è un maschile che non sa che fare non sa dove andare sa che deve andare da un'altra parte ma non sa dove Ah, dimenticavo: se non siete innamorati e queste carte per voi non parlano di amore, queste carte parleranno comunque di relazioni di altro tipo, lo saprete voi. E se volete ce lo raccontate nei commenti. Quindi torniamo a noi: il maschile è confuso. Si deve fare venire delle idee: si deve fare venire qualche idea, qualche genialata, qualche roba di quelle che mh, belle, però no, non arriva. Non arriva la genialata perché il maschile sa dove vuole arrivare ma non ha la più pallida idea di come arrivarci a questo punto e forse anche il maschile si era fatto un po' troppi film, si era veramente fatto un po' troppi film, cioè ragazzi bisogna stare con i piedi per terra, bisogna veramente quando si cerca di realizzare qualcosa deve essere un qualcosa di realizzabile, non qualcosa di impossibile ed è per questo che quando lavoriamo con la legge d'attrazione... Bisogna assolutamente iniziare con una riprogrammazione a livello subconscio, altrimenti la, la legge d'attrazione non funzionerà mai per noi. Perché noi saremo i primi a non credere a quello che stiamo cercando di attrarre. Quindi, prima va bisogna riprogrammarsi interiormente per credere che possiamo attrarre quello che desideriamo e dopo possiamo lavorare di attrazione. Basi, ragazzi, sono le basi, le basi che nessuno dice. Eh, però ne parlo abbondantemente sia nei videocorsi sia in accademia. Lì veramente c'è cioè, l'imbarazzo della scelta sul dove affrontiamo questi temi, lì facciamo magia, quindi ecco, lì vi insegno proprio la magia evolutiva e vi insegno a farla davvero, non qua, 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 adesso attraggo un milione di euro oppure adesso attraggo l'amore della mia vita e poi non arriva niente dunque ecco, quello che manca al maschile qui è proprio un, è proprio un, un piano, non c'è c'è solo tanta confusione, c'è questo bisogno di farsi venire qualche nuova idea ma non ci si riesce subito, c'è bisogno di tempo, o comunque quello che si potrebbe fare in questi casi è aspettare che gli input arrivino da fuori. Ecco, quando siamo in una situazione del genere, chiediamo piuttosto all'universo di mandarci segnali, di mandarci degli input, perché così come siamo, non andiamo da nessuna parte. Ci allontaniamo dal dolore, ma non ci possiamo avvicinare al piacere perché non sappiamo dove questo piacere, dove andarlo a prendere e come magari appunto sappiamo dov'è ma non sappiamo come andarlo a prendere quindi piuttosto chiediamo, chiediamo consiglio e chiediamo aiuto il femminile invece è un po' più pragmatico, è un po' più pratico anche per il femminile non è un momento semplice la Dea Cali parla appunto di cose che vengono distrutte e che per essere ricostruite hanno comunque bisogno che i processi si svolgano in un certo modo però questo è un femminile che ha un po' più di pazienza rispetto al maschile, che lascia che le cose scorrano, che le cose vadano come devono andare, c'è un po' più di fiducia forse nel processo stesso, c'è la capacità di aspettare e c'è anche la consapevolezza di aver fatto bene determinate cose. Perché il sette di denari studenti. Sette di denari è uno che ha già seminato, che deve solo aspettare che il, i risultati. Delle proprie azioni vengano alla luce. Quindi il sette di denari aspetta cosa? Aspetta i frutti del proprio lavoro, qualcosa che già è iniziato, qualcosa che già è stato fatto e che quindi va bene anche aspettare. Um, non fa nulla, infatti, questo femminile, non fa nulla se non fermarsi, affrontare le emozioni, affrontare il momento. Uh, e Devo anche dire che questo momento viene affrontato anche abbastanza bene perché la regina di denari è una tutta ad un pezzo, è una che sa il fatto suo, è una che non, non si fa scombussolare più di tanto dagli eventi, rimane molto solida, seduta sul suo trono, fiduciosa che le cose cambieranno, fiduciosa che qualcosa accadrà e che tutto migliorerà e si, eh, che andrà per il meglio. E nel frattempo la regina di denari ha sempre da fare comunque, si prende cura del suo regno, quindi si prende cura della sua vita, delle sue cose, delle sue relazioni, della sua quotidianità, mentre invece il maschile lo vedo un po' più sottosopra, un po' più scombussolato. Ma prendiamo un'ultima carta, prendiamo un'ultima carta con... Perché ho preso queste? No, non volevo prendere queste, scusate. Errore di mazzo. Confusione di mazzo, eccoci qui. Prendiamo queste carte e vediamo cosa gli angeli hanno da aggiungere alla nostra stesa. Vediamo un po', quindi qual è il consiglio finale prima di concludere questa lettura. Eccolo qui, Beh, sta, sta uscendo abbastanza spesso in questo periodo. L'Arcangelo Michele. Evidentemente abbiamo bisogno proprio di roba forte, abbiamo bisogno di qualcuno che ci, che ci sostenga, che ci aiuti e che ci tiri anche un po' sul morale, perché in questi casi arriva proprio per tirarci sul morale, per farci capire comunque che stiamo agendo bene, che va bene, che siamo sulla strada giusta, che la stiamo perlomeno la stiamo cercando e la troveremo la strada giusta. Inoltre, uh, le soddisfazioni stanno per arrivare, semplicemente noi non dobbiamo avere fretta e non dobbiamo pretendere che arrivino subito, o, che, non, o non dobbiamo pretendere di vivere una vita di soddisfazioni se non siamo in grado di apprezzare quello che abbiamo. Quindi uh, pazienza. Tutto s'aggiusta, siamo anche accompagnati e guidati per fortuna. E con questo, ragazzi, io spero di esservi stata utile. Se sentite il bisogno di fare una chiacchierata con me, una sessione di qualunque tipo, contattatemi e per il resto ci vediamo alla prossima. Ciao!